Un saluto, ciao, dalla maestra Daniela, a tutti i miei bimbi pesciolini, ai gattini, agli scoiattoli, agli orsetti e alle coccinelle. Oggi volevo presentarvi questo pupazzo, ma sicuramente sapete tutti chi è. Guardatelo bene. Come si chiama? Ma sì, è il pesciolino Nemo. I miei bimbi pesciolini sicuramente l'avranno riconosciuto perché a scuola ce l'hanno attaccato all'armadietto, sulla cartellina dei disegni, nel bagno. E oggi volevo chiedere ai pesciolini, volevo fare una proposta. La nostra filastrocca, quella che tutti i giorni a scuola raccontiamo, la settimana di Nemo, volevo anche raccontarla agli altri bimbi di Verzuolo e di Fariceto. Così i pesciolini la ripassano. E mentre gli altri possono impararla. Naturalmente ci facciamo aiutare con delle immagini. Ok? Allora io poso il pupazzo vicino a me e prendo i disegni che ho preparato. Allora, il titolo è La settimana di Nemo. Ah, dimenticavo, ricordiamo un po' i nomi dei giorni della settimana. Quanti sono innanzitutto? Sono sette. Ripetiamo, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. E ogni giorno a Nemo succede qualcosa. La storia di Nemo praticamente è riassunta in 7 giorni. Vediamo cosa succede il lunedì. Lunedì Nemo a scuola andrà, lo accompagna il suo papà. Eccolo qua, il papà di Nemo che è un pochino preoccupato di lasciare il suo piccolino. Ma Nemo ha già trovato degli amici e questo è il maestro che li accompagna tutti a scuola. Martedì con gli amici nuotò e nel mare aperto arrivò. Ah, Nemo il martedì si diverte tantissimo, guardate quanti amici ha, quanti abitanti del mare. Li riconoscete? C'è la tartaruga marina, il cavalluccio, il polipo. Attenzione, il mercoledì succede un imprevisto, un sub che paura vede Nemo e lo cattura. Povero pesciolino, vedete, è stato catturato dal subacqueo. Giovedì cosa succede? Giovedì in una vasca, poverino, si ritrova il pesciolino, tutto da solo, non ha più i suoi amici, gli abitanti del mare e non ha più gli spazi grandissimi dell'oceano. Venerdì, in tutto il mare, il piccolo Nemo devono cercare. Marlin e l'amica Dori vanno a cercare Nemo. Sono molto preoccupati. Per fortuna, sabato, il pellicano dà una mano. Quindi il pellicano riesce a riprendere Nemo e lo riporta nel mare. Domenica, infine, Marlin ha ritrovato il suo piccolo adorato. Vi è piaciuta, bimbi, la filastrocca? I pesciolini se la sono ricordata? Adesso volevo farvi vedere come possiamo realizzare anche noi Nemo in maniera molto semplice. Un semplice lavoretto. Prendete un foglio bianco, io adesso questo l'ho dipinto per fare il mare, oppure potete colorarlo col pennarello, pastello cera, con le varie tecniche che volete voi. E qui adesso dobbiamo preparare Nemo e il papà di Nemo. Come facciamo? Basta fare, prendere il foglio bianco, l'impronta della mano, non so, della mamma o del papà, e la vostra impronta che è un pochino più piccola. Potete fare il contorno con un pennarello, colorate le due mani di arancione. Eccole qua, la mano più grande che sarà della mamma o del papà. E la mano piccolina come la vostra. Poi, quando avete colorato la mano di arancione, disegnate l'occhio, la boccuccia, poi prendete delle strisce di carta bianche molto strette, ve le fate ritagliare da chi vi è vicino, le incordate in questo modo ed ecco che Nemo e suo papà sono qui nel nostro mare e abbiamo anche realizzato un piccolo lavoretto. Vi è piaciuto? Ciao a tutti e alla prossima filastrocca!